difficile per me oggi commentare questa partita, perché non è stata proprio una partita di calcio e non aggiungo altro, insomma. Poi è chiaro che quello che dobbiamo pensare noi è sempre migliorare, prendere tutto quello che c'è da prendere in una partita così, in una non partita così, perché sicuramente dobbiamo evitare di perdere la testa, di ragionare di più in campo, di non metterla su un piano che non è il nostro, insomma, di continuare a giocare. Noi, se perdiamo il filo conduttore del nostro gioco, così come l'equilibrio in campo, abbiamo poche chance, perché non abbiamo, diciamo, altri mezzi. Non voglio parlare dell'avversario, perché naturalmente ognuno fa il proprio gioco, non ci mancherebbe. Io quello che posso dire è che è stata sì una partita molto spezzettata, con falli continui, è difficile, insomma, trovare il filo del gioco in una situazione così. E è chiaro che questo non deve essere un alibi. Sto pensando, sto riflettendo anche adesso a tutte quelle che sono le cose che possiamo evitare quando ci sono purtroppo delle partite di questo tipo. La squadra credo che all'inizio abbia anche fatto fatica per un piano così anche caratteriale, perché sicuramente si poteva dare qualcosa in più, però dopo qualche minuto le ragazze hanno anche, diciamo, affrontato la partita anche con più carica agonistica, però perdendo di lucidità. E ripeto, noi abbiamo un gioco e sempre su quello ci dobbiamo cioè dobbiamo trovare quello che è il nostro filo conduttore. Altri tipi di partita non le sappiamo fare, noi purtroppo non le sappiamo fare, e quindi mettere una partita così a un certo punto sembrava una bagarre. È chiaro che soccombi se perdi la testa, se accetti anche una situazione che non è la tua. Perché le qualità le abbiamo e col gioco l'abbiamo dimostrato, purtroppo abbiamo carenze, errori, e uno dietro l'altro non riusciamo a dimostrare di essere un gruppo. Quindi una volta che c'è un errore da parte di una compagna, nessuno riesce a superire. Diciamo anche che magari giocare con certe squadre che attaccano, sono molto aggressive, sono anche molto pallose, non è, magari fa anche un po' innervosire, perché comunque con Brescia e Fiorentina sono state delle bellissime partite. Purtroppo sono le partite però che noi dobbiamo portare a casa, e se loro sono più aggressive, se loro ci mettono più grinta, dobbiamo cambiare il registro anche noi. E non dico adattarci, ma dobbiamo tirare fuori il carattere.